Ciao ragazze, benvenute in un nuovo video. Questo qua è il video dei prodotti finiti dei mesi di giugno. Voglio partire da quello che ho terminato per Lorenzo, il quale sta giocando con la palla e sta esultando. Ho terminato queste qui, le sue solite salviettine, due hip, come sempre, le prendo sempre e lo sapete. E poi ho preso questa qua di Suavinex che sapete mi sta piacendo tanto e ogni volta che mi trovo in farmacia sanitaria e devo comprare le salviettine le compro. Lo vedete, sta passando dietro, eccolo qua con le mani alzate, insomma ormai ci avete fatto l'abitudine. Poi come unico prodotto di make up questo mese ho terminato questo qua di Maybelline che è l'Instant Anti-Age. Tutto al più posso vedere se esce ancora un'applicazione, ma alla fine è terminato. Io lo amo, lo sapete, questo qua è nella colorazione nude. Non so se abbiano cambiato qualche cosa, ce l'ho da un sacco di tempo questo. E nel frattempo lui mi tocca la pancia, dice guarda la pancia di mamma. Mi emoziona questa cosa. E niente, dicevo, lo trovo al centro commerciale Campania, spero di andarci presto così da ricomprarlo, perché so che posso comprarlo anche su internet, ma se nel caso fosse uscita qualche colorazione nuova e se lo sapete scrivetemelo qua sotto, vorrei vedere la colorazione, magari una colorazione migliore, anche se questa è perfetta e sapete è uno dei miei must have in assoluto. Come bagno schiuma ho terminato questo che era un Ni, l'avete visto nel video dei prodotti promossi e bocciati, nel caso vi lascio qui, era un Ni perché l'ho comprato, mi piaceva l'odore sotto la doccia, non mi piaceva assolutamente, poi ha ricominciato a piacermi e quindi abbiamo fatto un po' quest'odio amore e sicuramente non lo ricomprerò. Come shampoo invece ho terminato finalmente questo qua, ma l'ha terminato Luca perché è bocciatissimo e ve l'ho fatto vedere sempre nello stesso video che è bocciatissimo e non lo ricompro più. Finalmente è terminato, ma se dovessi consigliarvelo assolutamente no. Poi ho terminato questo qua di Head & Shoulders Menthol Fresh che compro spesso, ha un buonissimo odore, lava molto bene i capelli, mi piace un sacco, quindi è non solo consigliato ma sicuramente lo ricomprerò. E poi ho terminato questo qua di Sunsilk, questo qua liscio perfetto che sapete mi piace un casino, non è la prima volta che lo vedete in un mio video e sicuramente lo rivedrete, questi due ottimi. Poi ho terminato questi due qui, sono di Dove, Invisible Dry, questo qua però l'ha utilizzato di più Luca e questo qua rosa ovviamente io che è il Go Fresh. Adesso lo sto riutilizzando e sapete lo adoro, mi piace un casino, sono quelli là da 250 ml e li pago 1,50 euro e sapete che sono assolutamente fantastici. Poi ho terminato questo qua che è il Colgate Max White con White Crystal, sapete mi trovo molto bene, non è la prima volta che lo vedete. Colgate, acqua fresh, insomma sono più o meno quelli i dentifrici che compro e mi piace tanto. Come maschera per i capelli ho terminato questa qua di questa marca Mimmil, crema rigenerante al burro di karité, impacco ammorbidente per capelli secchi trattati. Non la utilizzo proprio come maschera, ma la utilizzo come balsamo, la faccio stare 3-4 minuti, poi la vado a risciacquare per bene, mi dura veramente un sacco. Adesso l'ho ricomprata perché tempo fa in uno svuota la spesa vi feci vedere la maschera, quella là di Garnier all'olio straordinario, ma quella ve la porto in vacanza e quindi per casa ho ripreso questo qua che è da un litro praticamente e mi dura veramente un sacco, la pago circa 2 euro e mi trovo benissimo. Poi ho per il corpo ho terminato questa crema qui che vi ho bocciato ultimamente sempre nello stesso video, che è una crema nutriente per il corpo con estratto d'avena 30 ml, un campioncino che mi fu dato dai Brochet, ve l'ho bocciato perché l'odore era brutto, infatti una ragazza
ciao, una di voi mi scrisse che probabilmente poteva essere stato aperto dai brochet, di conseguenza magari scaduto. Comunque l'ho terminato perché alla fine ce n'era pochissimo all'interno e sicuramente non è una crema che vi consiglio, non mi piace e quindi assolutamente no, bocciata. Restando in tema corpo e restando in tema Yves Rocher, faccio vedere questo gommage per il corpo. Questo qua, sempre un campione che mi fu dato da Yves Rocher, da 75 ml, l'unica cosa bellissima è l'odore di albicocca. Questo qua ve l'ho bocciato anche tempo fa, forse l'anno scorso, 2 anni fa, non ricordo, perché aveva i granuli all'interno troppo sottili, io gradirei una cosa un po' più scrabbante, e infatti mi piace quello di Geomar che purtroppo non riesco mai a trovare, però comunque il suo lavoro, voglio dire, lo fa, lascia comunque le gambe morbide, scrabba ma non tantissimo per quanto mi riguarda, quindi non lo ricomprerò assolutamente. Se Yves Rocher me lo dà di nuovo come omaggio, insomma, lo tengo molto molto volentieri, lo uso molto volentieri, però se devo acquistarlo, no. Poi vi faccio vedere un campioncino che è questo qua di questo profumo J'adore di Dior, che io adoro, amo alla follia, veramente l'ho utilizzato, l'ho avuto formato forse da forse il formato quello da 100 ml, non ricordo, 60 o 100 ml, e l'ho letteralmente adorato, e quindi top, per me è uno dei miei profumi top. Ultimo prodotto che vi faccio vedere è una crema viso, ed è questa qua di Avon, la Solutions Winter Enjoy the Day, 50 ml con SPF 15, questa qua me la regalò mia zia, e questa qua prima la utilizzavo, cosa ha scritto Enjoy the Day, quindi suppongo sia una crema da giorno, io la utilizzavo mattina e sera prima, tempo fa, in inverno, poi ho notato che mi ingrassava troppo, questa cosa ve la feci vedere anche in un vlog, non l'ho più utilizzata e adesso l'ho utilizzata soltanto la sera, perché è vero, magari mi ingrassava un po' di più, però poi alla fine il giorno seguente la pelle era molto morbida, molto idratata. Vi faccio vedere che mi è rimasta veramente un'applicazione e comunque ve la metto in questo video perché magari la faccio stasera e ciao. Non la ricomprerò perché per il mio tipo di pelle, ehi, ciao, per il mio tipo di pelle non va per niente bene, io che ho una pelle misto grassa, una di questa che va a ingrassare troppo il mio viso non va assolutamente bene, e quindi non la ricomprerò assolutamente e non ve la consiglio a meno che voi non abbiate una pelle secca che ha bisogno di tanto nutrimento, e quindi per me è no. E niente ragazze, il video è terminato, fatemi sapere voi che cosa ne pensate, se avete provato qualche prodotto che vi ho mostrato e che cosa ne pensate. Ovviamente mi raccomando, spolliciate, commentate e iscrivetevi al mio canale così da restare sempre aggiornate. Io vi mando un grosso bacio e vi aspetto al prossimo video, ciao.